Queste sono le tre migliori scarpe per correre lenti in casa Nike. Stiamo parlando della Invincible Run 3, della Infinity Run 4 e soprattutto della Vomero 17. Ecco comunque quali sono le caratteristiche di queste scarpe raccontate da Davide, che ci spiega, dando i voti, quale scegliere. Allora, vestibilità, tra tutte e tre forse quella che cambierei un po' il numero è la Infinity, perché l'ho trovata leggermente più stretta del mio solito numero, mentre per le altre due, sia la Invincible che la Vomero, stesso numero, diciamo, che avete in casa Nike, personalmente anche lo stesso numero delle altre marche. Voto starei su un 6 questa, perché come numero, nel senso, un po' strettina, ma poi anche come vestibilità non mi è piaciuta tantissimo. Mentre per la Invincible, comunque tanto minimal la vestibilità, sembra quasi una scarpa da gara, quindi starei sull'8, mentre per la Vomero è quel mix giusto che mi è piaciuto tanto, quindi 8,5-9. A livello di allacciatura, tutte e tre si sono comportate molto bene. La Infinity c'è una linguetta tanto elastica, quindi per gli amanti di quelle linguette qua sicuramente è un super plus. A me personalmente non mi è piaciuto tantissimo, quindi starei su un 6,5, non esagererei. Mentre per la Invincible, come allacciatura, sì, nonostante tutta la tomaia è abbastanza minima, la linguetta comunque è bella, bella paffuta, mi è piaciuta, anche i lacci comunque tirano bene, non sono troppo lunghi, starei su un 7,5, mentre per la Vomero, secondo me, è una delle allacciature più belle, più confortevoli sul mercato, perché è quel mix giusto tra lacci lunghi il giusto, la linguetta comunque morbida, quel che serve, e poi comunque tiene bene il piede, te lo fa stringere bene. Direi un 9 pieno, assolutamente. Come comfort e trasferabilità, forse la Infinity è quella un po' più ricca di materiale davanti, fa sudare un po' di più, mentre le altre comunque sono belle areate, soprattutto la Vomero, che qua c'è un triangolino, si vede anche dalla tomaia che fa traspirare, e anche la Invincible comunque sento tanto leggera di copertura, qua comunque tanto traspirante. Starei su 7, 8 e 9. A livello di reattività, tra le tre assolutamente la Vomero è quel mix giusto di comfort e reattività. La Infinity, diciamo che è più per i principianti, per i neofiti, per quegli amatori che si stanno magari approcciando all'inizio alla corsa, o comunque ai ragazzini che vogliono cominciare a fare atletica, corricchiare. Mentre la Invincible è più una scarpa, diciamo, quella che io definisco la scarpa del lunedì, tanto morbida, la paragonerei alla New Balance 1080, super cuscinetto, e quindi sì, diciamo, fa riposare tanto, è tanto proprio cuscinetto e ci sta, nel senso, c'è chi piace, c'è chi no. A me personalmente così tanto morbide non piacciono, però c'è chi piace, quindi ci sta. Mentre la Vomero, bella, nel senso, c'ha secondo me due tipi di mescola, forse sopra è leggermente più morbida rispetto a sotto, quindi questo è sicuramente un plus. Starei su un 6,5, 7, e per questa un 8,5 abbondante, perché è davvero un'ottima mescola. A livello di ammortizzazione, tutte e tre comunque sono abbastanza morbide, direi ovviamente la più morbida, la Invincible, super morbida, e anche la Infinity comunque con questo Nike React, sinceramente pensavo più dura, ma era comunque abbastanza morbida. Mentre la Vomero, anche questa, è quel morbido ma reattivo che a me piace, e quindi starei su un 7 per la Infinity, un 9 per la Invincible, e mentre per la Vomero 8,5. A livello di stabilità, sia la Infinity che la Vomero molto bene, mentre per la Invincible assolutamente sconsigliatissimo per chi prona, perché davvero non sembra, ma cede un sacco all'interno, appunto perché la mescola è super morbida, quindi non la consiglierei a chi prona. Mentre le altre due sono alte il giusto, sono abbastanza stabili, quindi per la Infinity starei su un 7, la Vomero 8 e la Invincible
6, ma proprio tiratissimo. A livello di battistrada mi ha stupito tanto quella dell'Infinity, perché c'è davvero tanto grip, come anche nella Vomero, però secondo me grippa di più la Infinity, mentre nella Invincible sì, c'è tanta tacchettata, ma secondo me non tiene tantissimo come nelle altre due, e la Vomero, battistrada comunque molto simile alle Pegasus, secondo me uno dei battistrada in generale nelle scarpe da running che tengono di più, è quel mix giusto che ti fa tenere bene sia sul bagnato che sull'asciutto, sia in pista, un po' ovunque, ecco. Quindi starei sull'8 per le Infinite per la Vomero, mentre per la Invincible un 7,5. A livello di durata, secondo me quella che dura un po' di più potrebbe essere la Infinity, perché comunque non è tanto aggressiva come scarpa, c'è un'intersuola bella piena e un battistrada comunque duretto, non si consuma secondo me tantissimo. Come durata invece per la Invincible, avendo una mescola super morbida, secondo me poi affondano dopo un po', e quindi dopo i 600 km sei completamente a terra, però poi nel senso bisogna poi vedere sinceramente poi quando si arriva a 600, però comunque oltre i 600 secondo me non si può portare. Mentre anche per la Vomero, un po' come le Pegasus, sì, se non pesate tanto 900 km si possono fare, 800, quindi se non pesate oltre i 70. Per chi pesa tanto, over 80 così, anche queste oltre i 600 non le porterei, quindi starei su 7,5, 6,5, 7, anche per queste un 7,5. A livello di ritmi, forse quella con cui si può variare un po' di più i ritmi sono le Vomero. Le ho usate personalmente anche per fare delle ripetute super tirate sui 200, mi sono trovato bene sia come risposta di ammortizzazione che come reattività. Le Invincible le consiglierei solo per i lenti, e sinceramente solo per i lenti rigeneranti, mentre le Infinity, essendo più una scarpa diciamo da principianti come ritmi, nel senso non ci farei grandi ritmi, starei sempre sul lento, quindi lento, lento rigenerante, lento e allo stesso tempo qualche lavoretto, variazioni ripetute, non troppo lunghe comunque, perché non è una scarpa che ti porta super comfort dietro, quindi se fate magari le ripetute sopra i 1000 magari dopo un po' avete il piede un po' stanco, quindi starei su 6,5, 7, 7,5, 8. Livello di prezzi, tutti e tre, sì, nel senso queste costano un po' di meno perché comunque sono un po' più da principianti, anche le Vomero non è che costano tantissimo, però sono comunque prezzi accettabili. Ovviamente andrei sui modelli, sul modello primo, perché essendo usciti i modelli nuovi, ovviamente il modello prima si può trovare a qualche decina di euro, anche di più, rispetto ai modelli nuovi, ovviamente. In conclusione direi assolutamente approvate le Vomero come scarpa versatile un po' per tutto, per i lenti, per le ripetute, per l'ammortizzazione, per la reattività, mentre per le Invincible un po' più selettive rispetto ai ritmi, starei sul rigenerante, la corsa del lunedì non ci farei grandi ritmi, grandi lavori, e la Infinity un po' più selettiva sui principianti, sugli amatori non troppo evoluti che non corrono tanto durante la settimana, o comunque per i ragazzini che hanno appena iniziato a correre. Consiglierei le Vomero rispetto alle Pegasus, perché secondo me sono più morbide rispetto alle Pegasus e leggermente più reattive, quindi si può fare qualche lavoretto un po' più spinto, quindi assolutamente approvate le Vomero. Scrivete qua sotto quali altri video volete vedere, quali altri confronti di quali altri marchi, e niente, fatemi sapere e scrivete qua sotto tutto, che fa sempre piacere leggere. Ci vediamo alla prossima recensione e sicuramente al prossimo confronto. Ciao a tutti! In sintesi, dal mio punto di vista, le Vomero 17 rappresentano la giusta combinazione per chi cercasse ammortizzazione, velocità e reattività, mentre le Infinity Run 3 sono le scarpe che suggerisco a chi non avesse problemi di stabilità, perché sono leggermente instabili e sono adatte soprattutto al podistamatore evoluto, mentre per chi fosse alle prime armi suggerirei le Infinity Run 4, che secondo me
sono adatte soprattutto per camminare, sono leggermente più fashion delle altre e forse però avendo un peso un po' più alto non le raccomando a chi invece cercasse una prestazione. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dar da mangiare il coniglio. Ciao, alla prossima!